Lorenzo Del Fanti, come amministratore delegato di ricerca sistema energetico, insomma, questa è proprio la materia sua, insomma. Certo. Economia decarbonizzata, anche qua, cerchiamo di tradurre. Economia decarbonizzata certamente è una necessità verso cui stiamo andando in un futuro a 10 anni e poi a 30 anni. Esistono già dei documenti di pianificazione sia continentali sia nazionali. E esiste il Green New Deal della von der Leyen, che è un fatto, quindi ha stabilito già una traiettoria. Ora, noi partiamo da un certo livello e poi abbiamo dei target già fissati a livello continentale e poi nazionale. E la cosa più interessante, o comunque l'attività su cui noi ricerchiamo molto intensamente in RSE, noi siamo un oggetto pubblico in quanto parte del gruppo GSE che è interamente controllato dal MEF, quindi facciamo ricerca a favore di tutti i cittadini. Ebbene, spesso ci interroghiamo insieme col decisore pubblico su quale sia appunto la traiettoria migliore per arrivare a quei traguardi. E in quella traiettoria migliore, una considerazione che spesso facciamo, è stata citata un attimo fa, è cercare di intersecare al meglio le filiere tecnologiche e industriali che abbiamo già in Italia o che possono nascere in Italia. Questo è un lavoro che facciamo molto intensamente e la mia presenza qui oggi ha anche a che fare con questa dimensione del nostro lavoro, perché la vicinanza con gli operatori, con Alice, di cui noi siamo socio onorario da un anno, ci serve proprio per acquisire informazioni in maniera molto dettagliata, venire in possesso di tutto un modo di funzionamento della logistica, anche tramite tecnologie digitali che quindi ci permettono di guadagnare dei dati molto rapidamente e con molta profondità, proprio per capire come in questo tessuto che esiste già o che può essere creato, la novità della transizione ecologica, che per me in gran parte è energetica, si possa declinare. Quindi dobbiamo stare aperti, come dicevamo un attimo fa, a diverse soluzioni tecnologiche. Dobbiamo anche stare attenti al fatto che i trend che noi inseguiamo in Italia sono parte di un processo continentale o addirittura globale. Se parliamo del trasporto veicolare leggero, per esempio, l'evoluzione verso l'elettrico, mi riferisco a spostare i cittadini, quindi le persone, per piccole tratte, è già qualcosa che a livello internazionale ha preso una certa direzione. Mentre invece se parliamo delle lunghe percorrenze, e quindi track a lunga percorrenza o ferrovie non elettrificabili, lì l'impostazione sull'idrogeno è qualcosa su cui si deve appunto investire, perché è qualcosa di nascente che a costi industriali nessuno farebbe oggi, ma che è indispensabile fare, perché se guardiamo al 2050 senza idrogeno non sapremo decarbonizzare alcuni settori industriali. Quindi quello che adesso ci sembra un costo, una spesa, una sfida e anche un modo un po' di cambiare il nostro pensiero, è meglio farlo subito, perché questa è una ginnastica che diventerà indispensabile nel lungo periodo. Forse, se posso, come dire, fare un commento mio personale, non dimentichiamoci di investire in ricerca, perché alcune soluzioni tecnologiche che ci serviranno al 2050 non ci sono ancora. L'idrogeno è una parola, poi intorno c'è una filiera, ho detto l'idrogeno, ma anche sull'elettrico, ci sono molti aspetti da indagare, quindi non è un caso che nel nostro PNIEC, Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, al 2030, il quinto pilastro, la quinta dimensione sia proprio la ricerca. Non perché io sono un ricercatore, ma ci credo veramente. Senza investire in ricerca difficilmente arriveremo alla decarbonizzazione. Allora, Luigi Corradi è il nuovo amministratore delegato di Trenitalia. Complimenti.